Grazie mille. Da questa parte vieni, vieni. Ecco qui. Ah, molto bene. Avanti, forza, aiutami, aiutami. Non ce la faccio. Ecco, carico la sega. Dovrebbe venire bene, non ti va. Oh, è una meraviglia. Ecco. Che cosa fate? Chi vi ha dato il permesso? Come vedete, signor Gordon, stiamo cercando di riparare alla meglio la casa. Così se Charlotte tornerà, la troverà a posto. Charlotte non tornerà mai! Io credo che anche quando uno è ricco non abbia il diritto di incendiare una fattoria. Proprio così, al diavolo quella pazza. Una pazza, hai detto? La signorina Marie è una ragazza nobile, è la figlia di un conte. Papà! Oh, Sammy, anche tu qui. Che cosa sei venuto a fare? Se la figlia di un conte è una nobile, anche Charlotte è una nobile. Proprio così, è la figlia di un duca. Ma non è il tipo da darsi tutte le arie che si dà quella ridicola e perfida contessina. Contessina dei miei stivali! Volete farla finita? Sammy, sei venuto qui per farmi prendere in giro, forse? Signor Gordon, non dovete usare la violenza. Padre Jack, perfino voi siete venuto ad aiutarli. Io seguo i comandamenti del Signore. Eh? Ma vi rendete conto, padre, che questa fattoria non è più la fattoria di André? Mm-hmm. Certo, so che voi ne siete entrati in possesso in pagamento di un debito. Se lo sapete, perché fate così? E l'avete ceduta alla signorina Marie o è ancora vostra? È ancora mia. Ma allora perché vi arrabbiate tanto, signor Gordon? Ma come sarebbe? Nessuno si arrabbia nel vedere gente che lavora spontaneamente per riparare un edificio di sua proprietà. Eh? Tanto io questa casa la batterò lo stesso! No, non la potevo! Ma quello è Fiocco! Sì, è Fiocco! Padre Jack, Fiocco è l'agnellino che era tanto caro a Charlotte. Fiocco, vieni qui! Ah, ma che sarà mai? Non si tratta in fondo che di una pecora. Fiocco, vieni! Fiocco! Fiocco! Vieni qui da me, caro Fiocco! Ma che cos'ha Fiocco? Sammy, è probabile che qualcuno gli abbia fatto un brutto scherzo, povera bestia, e che quindi ora tema la vicinanza degli esseri umani. Io penso che se Fiocco è venuto solo fino a qui, Charlotte possa trovarsi in qualche grave pericolo, non credi? Ma noi non sappiamo dove sia Charlotte. Dite, signor Melville, posso andare a cercare Charlotte? Va pure, ragazzo, ma sta attento. Aspetta, Sandy. Eh? Voglio venire anch'io con te. Mi dispiace, ma non posso. Un bambino sarebbe un peso. Tutti mi trattano sempre da bambino. È vero, ma tu non sei un bambino come gli altri. Ormai la cura è finita, ogni pericolo è passato. Non c'è quindi più traccia di veleno nel sangue? No, però ha ancora bisogno di riposare a lungo, ricordalo. Dottore, vi ringrazio moltissimo. Ora mi devo sbrigare, sennò la nave partirà senza di me e rimarrò a terra. Perché io normalmente faccio il medico di bordo. Allora, andrete al porto di Quebec? Per imbarcarmi per l'Australia stavolta. Scusate, dottor Perkins. Che cosa c'è? Se per caso lungo la via per Quebec vi capitasse di incontrare Fiocco. Fiocco? Ah, quell'agnellino che è scappato. Sì. Fiocco pensa che io voglia lasciarlo uccidere.
È naturale. Perfino gli uomini possono equivocare sul significato delle cose. Figurarsi un agnellino. Ho paura che non torni più. Comunque lo cercherò e se lo troverò te ne darò notizia. Grazie, dottore. Stelle hanno un'aria molto strana stasera. Bentornato, Sandy. L'hai trovata? Ah, dal tuo viso direi proprio di no. Non capisco dove si siano cacciate. E poi si fosse solo trattato di Charlotte e di Simone. Ma un numero così notevole di animali non può sparire nel nulla. Avranno probabilmente trovato rifugio in qualche luogo bene appartato. Ah, voi siete sempre ottimista. Vedrai che un giorno o l'altro Charlotte si farà viva. Signor Thompson. Buongiorno, cara Charlotte. Da quando sei arrivata qui le mucche danno più latte. Inoltre tua madre è veramente un'ottima cuoca. Vi devo ringraziare. Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi per aver ospitato tutti i nostri animali. Cavaliere! Non dovevi alzarti ancora. Ma ormai sono guarito. Hai visto che t'avevo detto? Un semplice giramento di testa. Domani sarò in grado di partire. No, non puoi. Se dovessi ritardare ancora, la fattoria sarebbe perduta per sempre. Forse lo è già. Credi che sia stata già abbattuta? Sì, credo che abbiano cominciato a costruire una villa per Marie. Se non mi avesse morso quel serpente, avremmo potuto riprenderci la fattoria. Ma come? Io e mamma non abbiamo ancora il denaro da restituire al signor Gordon. Ecco qua. Questa è polvere d'oro che ho trovato quando ero giovane. Ma è una cosa troppo preziosa. No, no, io non so che farmene. Vivo così isolato in mezzo ai monti. Il signor Thompson si è deciso a farci questo prestito quando ha sentito la storia della fattoria di André. Io non sopporto l'idea che sia costruita una villa di lusso abbattendo una fattoria che è costata tanta fatica. Mamma, allora possiamo ricomprarci la fattoria. Speriamo che sia ancora in piedi, Charlotte. Io devo partire domani. Certo che non bisogna perdere tempo. Ma dunque, non siete ancora riusciti a far abbattere il ranch? Se perfino il parroco si è schierato dalla parte loro. Il parroco non conta niente. Voi potete appiccare il fuoco prima che se ne accorgano. Signorina Marie, io penso che se noi esasperiamo ancora di più gli animi della gente, i lavori futuri ne soffriranno di certo. Signor Gordon, voi siete la persona più influente di questo villaggio, no? Sì, ho tutta l'intenzione di fare del mio meglio per venirvi incontro, ma non posso forzare troppo la situazione. Questo deve essere il suo villaggio. Dite, signorina, è questo il villaggio in cui si trova la fattoria di André? Sì, però il proprietario ora è cambiato. Una pecora di quella fattoria è mancante e desideravo sapere se per caso fosse ritornata. Penso che alludiate a Fiocco. Sì, credo che si chiami così. Sapete per caso dove si trovi? Meno male, Charlotte ne sarà certo molto contenta. Sapete dov'è Charlotte allora? Avevo creduto di poter fare maggiore affidamento su di voi, signor Gordon. Mi dispiace molto. Dispiace anche a me, signorina. Signorina Marie! Signorina Marie! Sì, più rispettosa, bella. Ho una notizia molto importante da dare alla signorina Marie. Sali sul calesse. Non date troppa confidenza a questa bambina. È un intrigante e non sa quello che dice. Ho l'impressione che possa essermi più utile di vostro marito. Ah-ha! Ah!
Perciò Charlotte si trova in quella fattoria. Sì, signorina Marie. È una notizia molto interessante che mi hai dato. Signorina, potrò venire qualche volta nella vostra villa quando sarà pronta? Ma certamente, ci potrai stare durante il tempo in cui non ci sarò. Oh, vi ringrazio tanto. E ora addio. Ma signorina, non abbiamo altro da dirci, vero? Beh, niente. Via. Brutta superba con la notizia che t'ho dato. Il medico ti ha raccomandato di riposare molto a lungo per guarire completamente. Sì, però vedi che riesco a muovere il braccio benissimo. Non puoi invece, devi star fermo. Cavaliere, noi due possiamo andare ugualmente da sole. Però... io e mia madre siamo molto, ma molto più forti di quanto tu creda. Non ho mai pensato che siate deboli. Sta arrivando qualcuno. Chissà chi sarà. Marie! Che cosa sei venuta a fare in questo posto? Sono venuta per vederti piangere. Tu non potrai mai riuscire a farmi piangere. Anche se ti dicessi che il tuo ranch è bruciato? Ah! È scoppiato un incendio nel ranch! Gli ho dato fuoco io perché era faticoso abbatterlo. E ti ho portato per ricordo questo relitto. La bambolina. La bambolina di legno somigliante a mamma che papà aveva intagliato. Mamma! Dov'era la fattoria, costruirò subito una mia villa. Marie, sei davvero perfida! Cara Charlotte, ormai la fattoria è diventata mia e posso bruciarla e abbatterla come mi pare e piace. Ma perché distruggerla? Marie, se puoi farne quello che ti pare e piace, perché ce lo sei venuta a raccontare? Gliel'ho detto per avere il piacere di vederla piangere. Non piangerò, non devo piangere, anche se la fattoria non c'è più. Non ho altro da fare qui, allora. Marie! Ma perché mi odi fino a questo punto? Perché mi perseguiti con tanta crudeltà? E tu perché vuoi stare a sgobbare in un paese come questo? Perché hai disprezzato la vita dei nobili che avresti potuto invece fare a Parigi? Io detesto la vita dei nobili, Marie. E io detesto altrettanto una ragazza come te. Ha! La bella fattoria di papà, dove abbiamo lavorato tanto insieme, completamente bruciata. E questo solo per farmi un dispetto, per distruggere una cosa che mi era infinitamente cara. Charlotte? Mamma. Tu non sai che Marie è la figlia di un fattore? Marie, come? Proprio così. Fu adottata dal conte Morin quando era ancora piccola. Ma allora non vive con i suoi veri genitori? Io credo che di questo lei soffra molto e se ne vergogni. Detesta le sue origini, anche se in fondo le ama. E quindi ha sempre invidiato il tuo atteggiamento libero e indipendente, capisci? Ma perché farmi tanto male? Charlotte, noi dobbiamo pensare a lavorare e a costruirci una fattoria non inferiore a quella di tuo padre. Sì, anche se sono povera, io mi sento tanto più felice di Marie. Perché posso vivere con la mia mamma. Thank you.
Ah, l'ho preso! Finalmente t'ho preso, Fiocco. Sta attento, Sandy. Non fare male a Fiocco. Non voglio fargli male. Voglio solo mettergli questo collare. C'è legata una lettera. E vuoi che Fiocco la legga a Charlotte? Charlotte la leggerà. Fiocco è molto intelligente. Penso che prima o poi riuscirà a tornare da Charlotte. Non credo. Se avesse voluto tornare, lo avrebbe già fatto. Beh, vediamo come vanno le cose. Lo vedi che non se ne va? È mio padre. Che avrà intenzione di fare? Ora tornate tutti a casa! Che cosa siete venuti a fare? Visto che finora non avete obbedito ai miei ordini con le buone, sono deciso a fare abbattere la casa anche con la forza! Con la forza? Oh, non potete minacciarci così! Spara se hai coraggio! Aiuto! Oh. Non si tratta di minacce, qui esercito il mio diritto, andate via! Fermo, ve le prendete con le donne, vigliacchi! Papà, ti prego, fermati! Cose che non riguardano i bambini! Adesso la distruggono sul serio, senti! Maledetti! Ehi, c'è qualcuno anche oggi nella casa? Se c'è qualcuno che venga fuori, o rischierà di rimanere sotto le macerie! Ma chi è? Stavolta siete decisi, eh? Dite un po', Melville, che stavate facendo là sotto? Stavo cercando le bombe. Le bombe? Non sapete che l'esercito francese ha combattuto contro l'esercito inglese proprio in questo villaggio? E con ciò? Io conosco questi posti molto meglio di voi perché ci sono venuto tanto tempo prima. Secondo quanto mi ricordo, molte bombe sono cadute in questa zona e parecchie sono rimaste inesplose. Che? Non è uno scherzo! Melville, se credete di farmela vi sbagliate. Voi volete farci credere questo per impedirci di abbattere la casa. Voi siete sempre scettico, signor Gordon. Non vi fidate di me, ma vi sbagliate. Ecco qui, ho trovato una bomba, ma sono certo che ce ne siano altre. State attenti a non toccarla, per favore. Vecchio come sono, non voglio ancora morire. Preparatevi al peggio, non ve lo garantisco. Attento! Accidenti, esaminate tutte le fondamenta, non si sa mai. Ci metteranno giornate intere a cercare. Melville, se andassi a seppellirci quest'aggeggio di notte, che ne dite? Attento, è una bomba vera! Ti fa ancora tanto male? Molto meno di prima. Ti dovresti riposare di più. Comincia a nevicare molto. Che cos'hai, Charlotte? Mi è sembrato di sentire un belato di fiocco. Sarà stata un'altra pecora. Voglio andare a vedere. Fiocco! Fiocco! Non aver paura, vieni pure! Fiocco! Dove sei? Fiocco, vieni avanti! Forse è la mia fantasia. Finalmente sei tornato, sono felice. Sono felice. Hai un collare, chi te lo ha messo? E c'è anche una lettera. Charlotte, stiamo difendendo la fattoria di tuo padre tutti insieme. Però devi tornare al più presto. Sandy, mamma, ma non è vero che la nostra fattoria è bruciata? Grazie a Dio e salva, l'ho sempre sperato. Partiremo non appena farà giorno. Fiocco, che era sparito creando tanta apprensione, è tornato con una bellissima lettera. I cuori dei nostri tre amici palpitano in attesa di raggiungere la fattoria.